Negli ultimi 20 anni noi abbiamo assistito in Italia a un processo di distruzione dei diritti di chi lavora, della dignità. In sostanza si è distrutto il diritto del lavoro del nostro paese. Con la proposta di legge di iniziativa popolare Carta dei diritti universali del lavoro, la CGIL propone e si impegna a ricostruire in Italia un diritto del lavoro. A fare che cosa, cioè? A rimettere la legge a tutela della parte più debole nel rapporto di lavoro. Oggi si è dato troppo potere alle imprese e si è calpestata la libertà e la dignità di chi lavora, e noi vogliamo esattamente tornare a un diritto del lavoro degno di questo nome. La Carta Universale è un progetto estremamente ambizioso ed è molto articolato e soprattutto ha un obiettivo molto importante, cioè quello di estendere diritti e tutele a tutte le categorie dei lavoratori senza escludere o soprattutto senza dividere quello che è il lavoro autonomo dal lavoro dipendente. È un sistema di diritti e norme che noi offriamo, che noi rivolgiamo al mondo del lavoro dipendente, precario, autonomo, parasubordinato, e si pone l'obiettivo principale non solo di ricostituire proprio un sistema di diritti e di tutele, ma anche di superare, speriamo definitivamente, gli ultimi anni di interventi legislativi, da ultimo con il Jobs Act, che hanno fatto strame di diritti e di tutele. La nostra proposta è una proposta profondamente diversa da ciò che è contenuto nel Jobs Act, ma noi non guardiamo solo all'ultima legge sbagliata dell'ultimo governo sbagliato. Noi guardiamo a tutto il processo legislativo degli ultimi 20 anni e vogliamo ricostruire, anche rispetto alle regole del mercato del lavoro, delle regole che diano dignità e libertà e diritti alle persone che lavorano e creino un equilibrio giusto tra datore di lavoro e lavoratore. Sono qui oggi per dire con forza che è importante presentare un progetto di legge che riguarda la Carta dei diritti universali del lavoro. Ci sono dei diritti che devono essere universali, io da ex precaria lo so bene. È molto importante riuscire ad estendere questi diritti a tutti quanti i lavoratori. Ci sono delle categorie che non sono assolutamente tutelate. Ho fatto 10 anni di precariato e non avevo diritto veramente a nulla. Il lavoro è cambiato in questi anni ed è importante che le leggi si adeguino a questo. Organizzeremo assemblee in tutti i luoghi di lavoro, consulteremo gli iscritti, però faremo assemblee aperte a tutti i lavoratori, perché vogliamo coinvolgere e soprattutto poi vogliamo creare le condizioni per sostenerla questa carta, perché dovremo raccogliere le firme per una proposta di legge di iniziativa popolare, e siccome nessuno ci regala niente, questa cosa dobbiamo sostenerla con la partecipazione e la mobilitazione della gente.